Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo con Sergio Maria Ottaiano, autore del libro Un'Ucronia. Cosa vuol dire questo termine? Un'Ucronia significa senza di tempo, deriva dal greco, e praticamente esprime il concetto di come sarebbero andate le cose se fossero andate in maniera differente. E un po' qualche particolare di questo libro, perché giusto per incuriosire la gente, perché noi solitamente diciamo acronia, perché anche il titolo Ucronia, per esempio? Beh, ucronia semplicemente, appunto, perché è un termine derivante dal greco, il termine u davanti a chronos, tempo, significa assenza. Qualcosa per incuriosire? Beh, possiamo dire che il libro parla appunto di un uomo X, senza connotati ben determinati, senza nome, senza volto, senza età. Quindi una persona in cui il lettore può rispecchiarsi, che decide di affrontare i propri demoni che sarebbero il rimpianto, i sé, le ucronie, le scelte sbagliate. Decide di affrontarli in un modo molto particolare, attraverso il sogno, attraverso l'immaginazione, attraverso anche quello che è l'isolamento, fino a poi aggiungere a una conclusione molto importante che in fin dei conti gli cambierà la vita se non gliel'ha già cambiata. Ci vorrebbe anche un po' una macchina del tempo forse per cambiare le cose. Beh, sarebbe poi barare, quindi sarebbe molto bella per una macchina del tempo, ma alla fine il gioco si fermerebbe ancora prima di iniziare. Quindi personalmente dico no alla macchina del tempo. E un'ultima cosa, Sergio Maria Ottaiano è nato ad Avellino, quindi di origini irpine, però risiede a Marigliano. Ecco, che cosa pensi in questione dell'Irpinia? Cioè, quali prospettive può avere questo territorio? L'Irpinia è un territorio ricco, veramente ricco, sia di bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali soprattutto. È ricco di talenti, è ricco di persone che amano questa terra. Mi piace dire che spesso queste persone però difficilmente si incontrano. Ciò di cui veramente avrebbe bisogno l'Irpinia è che queste persone, tutte coloro che amano questo paese incredibile, si incontrassero, facessero comunione, facessero cultura, facessero conoscenza. L'unico vero modo per poter portare questa verde Irpinia allo splendore che merita. Ricordiamo la casa editrice del libro. La casa editrice è Genesi Editrice di Torino, di Sandro Grosspietro. E ringraziamo Sergio Maria Ottaiano dal gruppo di artisti irpini. Grazie a voi.